Volete fare un tuffo nel passato? Ebbene, seguitemi, perché stiamo per entrare a Carezzonico, sede del Museo del Settecento Veneziano. È un museo dedicato all'ultima grande stagione dell'arte italiana, quando ancora i nostri artisti sono un modello europeo in tutti i generi. Ecco un quadro di Canaletto, il pittore delle vedute di Venezia, dipinte con estrema precisione di dettagli. I suoi quadri fanno capire come fosse la vita di Venezia nel Settecento. Poi ecco i lampadari, le porcellane finemente decorate. Entro nella cosiddetta Sala delle Allegorie, una delle più famose di Carezzonico. È alta come un palazzo di due piani ed è completamente rivestita di meravigliosi affreschi e stucchi. Lo spazio sembra ancora più grande grazie all'illusione ottica data dalle pareti affrescate che si aprono sul paesaggio esterno. Sul soffitto è dipinto Apollo, che solca il cielo per portare la luce nei continenti allora conosciuti, rappresentati da quattro fanciulle: Europa, Asia, Africa, America. In fondo alla sala c'è una tela di Giambattista Tiepolo, dal titolo La nobiltà e la virtù sconfiggono l'ignoranza. È un tipico tema del Settecento. Mentre le virtù volano in cielo, l'ignoranza precipita nell'abisso, circondata da sinistri pipistrelli. Ed ecco il gigantesco stemma dei Rezzonico, proprietari del palazzo. I Rezzonico furono una di quelle ricche famiglie borghesi provenienti dalla Bergamasca che la Serenissima ammise nel patriziato in cambio di molto, molto denaro. Buonasera. E voi chi siete? Come chi sono io? No, veramente chi è lei? Io sono Aurelio Rezzonico, il nobilomo proprietario di questo palazzo. E voi come vi permettete di venire nel palazzo più lussuoso della città di Venezia vestito così? Non un merletto, non una seta. Ma lei è davvero un Rezzonico? Certo che sono un Rezzonico. Mio fratello è appena stato eletto Papa. Abbiamo fatto una settimana di festeggiamenti che abbiamo testé finito in preparazione del mio matrimonio. Abbiamo fatto un tavolo che partiva dal nostro palazzo e seguiva tutto il rio di San Barnaba, dove qualunque popolano poteva sedersi e fermarsi a mangiare. Qualunque popolano, era aperto, certo, a tutti. Certo, qualunque popolano, e le dirò di più, noi potevamo uscire tranquillamente a viso scoperto e farci riconoscere da questa gente che poteva chiederci qualunque cosa. Ah, perché quando voi uscite invece, uscite a viso coperto? Eh beh, solitamente, sa, a Venezia o si cammina o si fa in gondola. Se dovessimo andare in giro a viso scoperto avremmo centinaia di persone che ci chiedono elemosine, che ci chiedono favori. Questo durante il carnevale? No, tutto l'anno. Ma parlando di carnevale, com'è il carnevale qui a Venezia? Il Carnevale di Venezia è in assoluto il più bello, perché noi chiudiamo le porte e quello che succede in queste meravigliose sale fa parte dei divertimenti nobiliari più belli di tutta quanta Europa. Puoi trovare dei grandissimi cantanti o musicisti che compongono musiche solamente per le nostre feste. E fra questi musicisti c'è gente tipo Galuppi, Vivaldi, che producono musica solamente per il nostro divertimento. Vivaldi è vostro amico? Più che nostro amico, potrei dire nostro dipendente. Mi scusi, non mi scusi. È una città che è nata per divertire, tant'è che persino i grandi ospiti potevano tirare di scherma semplicemente per gioco. Oh!
Non è niente, su, si alzi. Io sono soddisfatto. Io invece no. Solo chi odia combatte all'ultimo sangue. E io non la odio, signore. Aurelio? Aurelio? Ma... Prego, seguimi pure in alcova. Mia moglie deve aver bisogno di aiuto. In alcova, ma posso entrare? Certo, questa è la nostra camera da letto, ma sa, nel Settecento l'alcova era una delle poche stanze che si riusciva proprio a scaldare, per cui gli ospiti potevano entrare tranquillamente nella nostra stanza. Madame? Come osa toccare la pelle nuda di mia moglie? Mi scusi, non sapevo. Caro, aiutatemi, per favore, non sono ancora pronta. Vedo, ti stanno aspettando. Sì. Al Florian. Allora, lo Zendal, per favore. Mi scusi, lo Zendal? Lo Zendal fatto in merletto, che è la cosa più costosa che si possa immaginare per la moda, serve per evidenziare la ricchezza dell'abito che c'è sotto. Poi prendiamo il famoso tricorno, che è il cappello che va di moda in tutta Europa per tutto il Settecento, ed ecco la famosa bauta che serve per andare in giro per strada senza essere riconosciuti. Lei adesso è pronta per uscire. Nessuno sa chi c'è sotto quella maschera, per cui lei può liberamente andare dove preferisce. E ora però noi svegliamo il gioco che stiamo facendo. Perché il nobiluomo rezzonico in realtà è Raffaele Dessì, storico del costume. E qui sotto la bauta e il tricorno c'è Francesca Vittori, sua moglie. È una professoressa d'arte, giusto? Certo. Come è nata questa passione, Raffaele, per il costume? Allora, il costume diciamo che è il completamento di quello che è un percorso nell'amore per l'arte. Per cui la passione per la bellezza mi ha portato allo studio della moda. Grazie mille. Grazie a voi. Oggi, per rivivere i fasti del Settecento, bisogna venire qui durante il Carnevale, che certo dura molto meno di allora, ma è comunque un evento imperdibile.